L'Apocalisse di Giovanni, caro Stefano, parla della morte seconda. Puoi andare a cercare i passi, morte seconda, Giovanni Apocalisse parla della morte seconda. La morte seconda consiste in questo. Malgrado l'uomo possiede il libero arbitrio, ci sono dei comandamenti che Dio ci ha dato dove ci vieta di porre in essere il libero arbitrio su determinati fatti della vita. Noi non possiamo porre in essere il libero arbitrio assassinando le persone, quindi c'è un comandamento, quinto, non uccidere. Noi non possiamo porre in essere il libero arbitrio in un altro comandamento, il settimo, non rubare. Non rubare. Noi non rubare. Noi non possiamo commettere, no, noi non possiamo porre in essere il nostro libero arbitrio nel non fornicare. Noi non possiamo porre in essere il nostro libero arbitrio, non commettere atti impuri. Ecco, tutte queste proibizioni, ce ne sono altre, come saprai, dei 10 comandamenti, sono dei paletti, delle ordinanze del giudice supremo, che impone al cittadino libero, con il libero arbitrio, di amare, di sentirsi uomo, donna, di amare la vita, crescere, leggere, conoscere, scoprire, viaggiare, fare famiglie, comporre una società, tutto quello che vuole. Persino Dio ti lascia libero di non credere in Lui, tanto Lui crede in te. A lui va bene così. Ma ti impone che ti piaccia o no, che non devi commettere quei reati. Ora, Stefano, di tutti le ordinanze che ti ho letto, che ti ho ricordato, manco una ne mettiamo in pratica noi, le violiamo tutte. Quindi, nel momento in cui si commette un reato e si persevera nello stesso, il legislatore, chiamiamolo Dio, deve darti una pena affinché tu possa ravvederti e redimerti. Ma se tu non hai intenzione di ravvederti e di redimerti, perché comunque stai esercitando, anche se stai violando la legge, il tuo libero arbitrio, la legge impone la pena. Ecco, noi non abbiamo pene, perché c'è la legge del karma, di causa ed effetto, che agisce immediatamente sulle nostre mancanze, o chiamiamoli peccati, limiti, errori, ecco. Poi c'è un'altra legge ancora più severa, che è quella della seconda morte, dove tu non è che finisci la vita o scompari, e nemmeno avrai la dannazione eterna. Gesù, essendo provocante, provocatorio, amava esprimere con la sua bocca delle espressioni estreme, ma a volte queste espressioni estreme, lui sapeva che i suoi interpreti nel futuro, io penso di esserne uno, avrebbero spiegato il significato. Per esempio, quando Gesù dice: se la tua mano destra è di peccato, ha commesso un peccato, e tagliatela. Che facciamo, Stefano? Ci tagliamo la mano?
Adesso io commetto un peccato con la mano destra, prendo la tagliola, siccome Gesù ha detto di tagliarmi la mano, che faccio? Me la taglio. Devo capire il linguaggio estremo di Gesù Nazareno e metterlo in pratica. Mi fa un esempio estremo dicendomi: è meglio che tu sacrifichi una parte di te, che è la mano, tra le cose più importanti del nostro corpo, la mano è estremamente importante. È meglio che sacrifichi una parte del tuo essere materiale e non commetti il peccato. Questo voleva dire tagliati la mano. Quando dice avrete la dannazione eterna, sta parlando della morte seconda, perché è come dire fare la morte seconda è come una dannazione eterna. Perché? Stefano, perché? Perché tu quando... No, a te non te lo auguro mai, caro. Perché quando si vive la morte seconda, uno desidera di morire, ma non può morire, nemmeno se lo desidera. Cioè è costretto a vivere e sopportare tutte le sofferenze che sono la pena che deve scontare, sono sofferenze interiori, spirituali, non sono carnali. Cioè non c'è il torturatore che ti sta strappando le unghie. No, c'è una sofferenza interiore così forte, così drammatica da dare rimorsi, eccetera, che tu vorresti morire, ma non puoi morire. Quella è la morte seconda e durerà secondo il nostro tempo, perché nello spirito non c'è tempo, durerà milioni di anni. Dopodiché rientri di nuovo nel circolo della vita, The Circle of Life, dice Elton John nella canzone del Re Leone. Rientri nel circolo della vita e ricominci da capo a incarnarti, evolvere. Ma quei 10 comandamenti sono la legge. La legge. Noi applaudiamo nelle piazze ai magistrati antimafia perché arrestano i mafiosi e poi altri giudici condannano gli stessi all'ergastolo e noi siamo tutti felici. Ora, non riesco a capire perché Dio che ci dà delle pene, noi ci lamentiamo, ma no perché c'è la misericordia, ma no perché c'è il perdono, ma no. Ma scusa, ma allora perché applaudite i magistrati che vi mettono in galera i mafiosi? Talmente Totorrina si lamentava sempre che era trattato male e non c'era misericordia nei suoi riguardi. Ecco, noi non dobbiamo essere deboli e complici, noi dobbiamo amare la giustizia. Quindi ben venga la morte seconda, ben venga il perdono, ovviamente, per chi si pente, si ravvede e si riscatta. Miracolo Prego. eucaristico, miracolo eucaristico, Giorgio, sempre Stefano ha chiesto. Non E so allora? in che termini, Stefano, lo intendevi. Cosa pensiamo? Sì, un'opinione sul miracolo eucaristico, Giorgio. Prego. La comunione del corpo e del sangue di Cristo è quando viene fatta con tutta la concentrazione del tuo spirito, con tutto l'immedesimarsi del tuo essere. Il miracolo della tua redenzione, perché Cristo, che in quel momento l'amministratore della Chiesa di Cristo, ti sta porgendo nella tua bocca il corpo. Il sangue di Cristo entrano nel tuo essere. Quindi circola nelle vene
l'essenza di Cristo, che poi è il sole, il genio solare che secerne il pane e il vino nel solstizio d'estate, l'uva e il pane, vino e l'uva e il grano e il pane. Quindi nel momento in cui tu ricevi Cristo, lo manifesti, lo interpreti e quindi puoi compiere miracoli. Ma quando noi mangiamo la comunione di Cristo, amministrata da falsi amministratori di Cristo, e ce ne usciamo fuori e commettiamo peccati, noi facciamo la morte seconda. È meglio non prenderla la comunione, perché la comunione è sacra, la comunione è vera, è un simbolo eterno che Gesù ci ha lasciato. Quindi non scherziamoci con la comunione. E molti di noi cattolici, la maggior parte, ci scherziamo. Ce la prendiamo come un pezzo di ostia così, perché ci viene detto di farlo. E allora prendiamo la comunione che crea il miracolo della cristificazione in noi e serviamo il nostro Signore per sempre. Questo è quello che penso. Bene, grazie Giorgio. Altra domanda? Sì, microfono qui per cortesia. Diciamo che aggiungo a quello che ha detto Giorgio che una profonda analisi escatologica della scrittura, perché la troviamo due volte nell'Apocalisse, esattamente la troviamo nel capitolo 2 e nel capitolo 20, quando l'angelo dice che chi praticherà le virtù non sarà colpito dalla seconda morte. Poi nel dettaglio della reincarnazione è stata spiegata in tempi moderni da questi esseri che sono gli angeli di ieri e gli extraterrestri oggi, e hanno spiegato appunto che si tratta della giustizia di Dio, che però non toglie all'essere umano l'evoluzione raggiunta. Quindi solo quello spirito, siccome è malvagio e ha perseverato uccidendo, perseguitando e distruggendo, Dio gli toglie il diritto di incarnarsi in un corpo umanoide, quindi mantiene l'intelligenza e il ricordo di essere stato dentro un corpo umano, ma per molto tempo, comunque 700 milioni di anni non è una passeggiata, quindi è un'eternità, è anche un modo di dire, soffre di essere in un corpo di bestia sapendo di essere un essere umano, quindi è terribile. E siccome è la seconda morte, dice, come ho detto prima, suppostamente Paolo, ma non è certo che sia una sua lettera, dice che l'uomo muore una volta sola, ma l'uomo in questo caso dobbiamo intendere lo spirito intelligenza che fa la morte seconda una volta sola, perché è una pena talmente terribile che l'errore, quello spirito, non lo commetterà più, anche perché esce dalla sofferenza della morte seconda quando si pente. Quindi il pentimento è un fatto reale, quindi quello spirito non farà più quei crimini che gli hanno causato quella terribile condanna. Quindi è una condanna, diciamo, così grave, così di sofferenza, che è così lunga, che l'entità umana capisce che la legge va rispettata o sì o sì. Libero arbitrio, certo, ma non libertinaggio. Scusa Giorgio, ma per capire anche da dove usciva poi il concetto reincarnativo, è stato spiegato dagli extraterrestri con la loro altissima scienza, e gli extraterrestri, come già ben spiegato Giorgio, non stiamo parlando di astronauti di altri mondi, ma in realtà stiamo parlando di quelli che hanno detto facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, perché in realtà se noi andiamo a leggere la Bibbia si parla degli dei, che sono gli Elohim. El
è singolare, Elohim è plurale. Infatti, il nome degli arcangeli sono tutti attributi a Dio: Gabriel, Micael, Uriel. El è Dio, cioè c'è un Dio, diciamo, che comanda e coordina, è il capo supremo delle altre divinità. In realtà il contatto extraterrestre non è con esseri di altri mondi, è con questi esseri solari, che sono i nostri creatori, quelli che dissero facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Poi le chiese hanno confuso tutto perché in realtà non ci hanno capito quasi nulla, ma la realtà è questa e oggi è stata ben spiegata da questi esseri nei loro migliaia e migliaia di messaggi e di comunicazioni.